altri anni. Musica unica. È solamente amore. Va ora in onda Amore Azzurro, speciale Di Maro. Amore Azzurro è offerto da www.ulifereporter.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot, Mida Cars. Poldo, Takeaway Pub. Abbigliamento uomo-donna, Slacks. Laboratorio Creativo, quarto, Napoli. Carpe Diem Metro Pizza. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Pizzeria Porzio. Arredamenti in Prota. Ehi, ma come mai scatti tutte queste foto? Semplice, perché ci guadagno. Ci guadagni? E come? Le carico su www.ulifereporter.it e tramite questa piattaforma le vendo ai giornali oppure a chiunque sia interessato. Grandioso! Quasi quasi mi iscrivo subito. Ho tantissime foto, video e audio stupendi. Magari riesco a mettere da parte i soldi per le vacanze. www.ulifereporter.it, la community che ti permette di guadagnare con i tuoi media. Iscriviti, è gratis. Non porre limiti alla fantasia. Chiudi gli occhi e comincia a sognare. Questo è il mondo di Mirabilia, l'universo dove tutto è concesso, tranne annoiarsi. Complesso Mirabilia 2 Village è ristorante, pizzeria, piscina. Ideale per le tue feste private a bordo piscina o al chiuso e party a tema. Potrai assaporare ottima cucina casereccia su prenotazione con menù a prezzo fisso a 15 euro. Mirabilia, a Quarto Napoli, via Lenza Lunga 6A. Per info e prenotazioni 081 806 3502 338 564 72 36 www.mirabilia.com. È in funzione la piscina. Rilassati con un bagno e un drink. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430, telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away the pub. Vestire alla moda, vestire trendy. Slacks. Slacks. Abbigliamento uomo donna, Slacks. Presso i nostri punti vendita, saldi con sconti eccezionali fino al 50%, tutto delle migliori marche. Slacks. Abbigliamento uomo-donna, via Epomeo 182 183 184 Napoli, telefono 081 728 17 59. Siamo anche su Facebook e Instagram. Slacks, per il tuo vestire alla moda. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Da lunedì al mercoledì, stessa qualità a prezzi più bassi. Da Carpe Diem un metro di pizza margherita più 20 pezzi di frittura più una Pepsi da un litro e mezzo a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura in via Montagna Spaccata 427, telefono 081 726 0478 ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano, telefono 081 509 66 54, consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo, quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Dal 1979 abbiamo messo la nostra esperienza al vostro servizio. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia, vendita auto nuove e usate e assistenza con personale qualificato. Autonautica Epomeo è anche noleggio a breve termine di auto Renault e Dacia con tariffe a partire da 21 euro al giorno, minimo una settimana. Visitate il nostro showroom. Autonautica Epomeo, via Epomeo 261 Napoli, telefono 081 766 2549. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Autonautica Epomeo, tanti ci hanno già scelto perché teniamo fede ai nostri impegni.
Pizze classiche, pizze speciali, eccezionali, uniche. Pizzeria Porzio. Il giusto equilibrio tra la pizza classica napoletana e le sue innovazioni, nei sapori e nelle forme, utilizzando prodotti di prima qualità. Pizzeria Porzio, dove trovi la pizza per tutti, per celiaci, vegani, con farina integrale o multicereali. E tutti i giorni a pranzo trovi anche vari menù con primi e secondi. Pizzeria Porzio, via Cornelia dei Gracchi 27, Soccavo Napoli. Telefono 081 241 21 42. Porzio, pizzaioli, si nasce. Vuoi cambiare il tuo arredamento? Stai per sposarti e vuoi arredare la tua casa con mobili di qualità a prezzi da sogno? Vieni da me, da Arredamenti in Prota. Ti propongo un'offerta sorprendente. Una cucina Berloni completa di elettrodomestici con lavastoviglie e forno a microonde, più camera da letto della Spar con contenitore compreso di materasso ortopedico e due guanciali, parete attrezzata della Spar, più un comodissimo divano in pelle, più un tavolo in vetro allungabile e quattro sedie in ecopelle. Il tutto a soli 7.950 euro, pagabili fino a 72 mesi. E in omaggio un televisore 40 pollici. Ti aspetto anche solo per un caffè. Arredamenti in Prota. Via Domenico Padula 147, Pianura, Napoli. Telefono 081 588 6008. Arredamentiinprota.it. Seguici anche su Facebook. Arredamenti in Prota. La scelta vincente. Attenzione, Mertens, 1-2, Hamsik, rete, stavolta lo sbaglia Hamsik, 1-1, esplode il San Paolo. 2, Insigne c'è capolavoro, rete incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora Mertens! Non è vero! Fa crollare il San Paolo col cucchiaione, poker di Mertens, mamma mia! E sette in una settimana! Sette gol in sette in una settimana! Ma di che parliamo? Fermatelo! Parla di Dio! Fermatelo! Radio Amore presenta Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Conduce in studio Lello Delgro. Inviato a Di Maro, Claudio Zelli. In collaborazione con calcionapoli1926.it. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, di Radio Amore dei migliori anni. Buongiorno a tutti da Lello Delgro. Siamo all'ultimo appuntamento di questo nostro speciale Di Maro di Amore Azzurro. Ultimo appuntamento perché oggi pomeriggio Claudio Zelli lascerà il Trentino, ritornerà qui a Napoli, insomma lascia i vari laghi, lascia il rafting, insomma lascia un bel po' di cose lì su in Trentino e torna qui nel caldo afoso di Napoli e si ritorna alla vita di tutti i giorni. E ieri sera il Napoli ha giocato questa sua ultima amichevole di ritiro, chiaramente, contro il Chievo. Di solito il Chievo è sempre stata una squadra che ci ha messo in difficoltà, forse proprio per la sua fisicità. Questa volta ancora di più, perché insomma oltre alla fisicità ci si è messa chiaramente la poca elasticità dei muscoli dei nostri calciatori, non ancora al top chiaramente, meglio così, perché potrebbe essere un problema essere già al top tre settimane prima del preliminare di Champions. E quindi praticamente una prova opaca, però ecco, ci sono sempre delle note positive. Un primo tempo, almeno per i primi 20 minuti, giocato abbastanza bene, con solidi schemi, abbastanza veloci. Nel secondo tempo, ancora, ripeto, un Napoli imballato. E poi, insomma, è uscito fuori ancora per l'ennesima volta questo Unas, che effettivamente è un bel acquisto. Veramente dobbiamo dire che Giuntoli ancora una volta ha ammirato e ha colpito alla grande, perché questo Unas, insomma, a parte i gol, si vede che è un ragazzo sveglio, uno di quelli che sa quello che deve fare, uno contro uno salta automaticamente l'avversario, sa mettere la palla a centro, insomma, e sa buttare anche la palla dentro. È uno di quelli che serviva al Napoli, un buon rincalzo, uno che probabilmente domani sarà un buon titolare. Ma colleghiamoci subito con la Val di Maro, Val Sole a Di Maro in Trentino, e colleghiamoci subito con Claudio Zelli.
Buongiorno a tutti dalla Val di Sole, 19° giorno di ritiro per il Napoli, in questo momento squadra in campo, lavoro di attivazione per i ragazzi di Sarri che ieri, come tu hai anticipato, erano in campo attento per l'ultimo test di questo ritiro 2017 per gli azzurri. Squadra come hai detto un po' sulle gambe in alcuni frangenti di gara, come come è normale che sia in questa fase della stagione, però chiedo subito un commento a Raffaele Tagliamonte, come sempre qui a Di Maro, appuntamento fisso per lui ogni anno, che Napoli ha visto ieri al Bergamasco. Ma innanzitutto il collega lo suo non ha sbagliato, Val di Maro, nel senso che questa ormai Di Maro è diventata è diventato il punto, che fino forse credo fino a 7-8 anni fa, con tutto il rispetto qui di Maro che fa mai la croce, quindi Val di Maro non è lapsus, sbagliato. Lapsus. No, è giustamente freudiano, perché aggiungo Raffaele che proprio questo è uno dei nodi del contender per quanto riguarda l'eventuale rinnovo della permanenza del Napoli qui, perché l'obiettivo è quello di estendere la conoscenza di questi posti non soltanto a Di Maro ma a tutto il comprensorio della Val di Sole, che ha dei luoghi splendidi con delle strutture ricettive straordinarie che spesso non restano completamente siamo piene proprio per questo motivo, perché si concentra tutto a Di Maro. L'obiettivo del Trentino Marketing è quello, anche quello di allargare gli orizzonti, da quanto mi risulta. Ma ragazzi, per dare dei numeri che forse non si conoscono ancora, non so, siamo dati in anteprima, io per fonti certe, quasi certe, so che il Napoli ha chiesto al Trentino 2 milioni di euro, perché da uno studio fatto, risulta che l'indotto portato qui in zona, nella Val di Maro, sia circa 10 milioni di euro, per cui chiaramente De Laurentiis, che i conti se li fa e se li fa bene, ha chiesto una cifra molto alta. Da fonti ancora certe mi dicono che al 60%, i diretti interessati mi hanno detto il 60%, e la cosa è quasi fatta, quindi insomma diamo anche questa notizia per quanto riguarda il prossimo ritiro. Per quel che riguarda invece la partita di ieri, sai, io sono giorni, settimane, perché poi è facile parlare all'indomani di un risultato non esaltantissimo, comunque non un risultato deprimente, perché chi va a squadra di Serie A 1-1, soprattutto per il gioco che ha espresso il Napoli, perché il Napoli non è che è stato in difficoltà nella costruzione, il Napoli ha costruito tanto per una serie di situazioni, per situazioni anche fisiche, ragazzi, fino alla sua doppie sedute, ieri sedute allenamento, certo. Chi il calcio lo vede un po', sa che ci sono tossine, no? Quindi voglio dire, non è facile essere sempre così reattivi, così come dire, lucenti, no? Dal punto di vista del gioco, quindi mi sembra abbastanza ovvio. E siccome il Napoli punta tutto sulla dinamicità, sulla lucentezza del gioco, è chiaro che ieri ci è sembrato un po' appannato, però io credo che, e poi ricordiamo che non ha giocato l'11 titolare, nel senso che Sarri ha provato i ruoli, ha provato alcune situazioni, per cui non era il Napoli titolare. Ma comunque io ribadisco sempre un concetto, e che continua a portare avanti, che il Napoli con quei 2/3 ritocchi potrebbe essere, oltre alla squadra più bella, la squadra che realmente può vincere il campionato. Oggi lo può vincere il campionato, ma eliminerei la realmente, per essere chiari. Per cui basterebbe quel terzino destro, quel centrale d'esperienza, qualcuno dice addirittura un mediano, e questo portiere che stiamo parlando da quante settimane, ragazzi. Io credo che la gente da casa, specialmente chi poi fa ore di diretta, dica: non ce la faccio più a sentire sti pazzi. Vero. Perché la notizia è sempre over. C'è il portiere, viene, non viene, chi è il secondo, chi è il primo, adesso, è la telenovela. Adesso è ritornato in gran voga Rulli. Bravo, ti ricordi il giorno della marmotta, no? Quel film, cioè, quasi ogni anno noi riviviamo lo stesso giorno, ma credetemi, sembra una situazione così surreale, perché tu dici ma sono sveglio, sono, ma che è? E ogni anno la storia e l'acquisto, e poi si arriverà il 31 agosto con questa, no? E poi si fanno chiaramente poi sono talmente così partoriti con tanto tempo, che alla fine si prendono, con tutto il rispetto, ragazzi, perché io rispetto Maximovic, 25 milioni, Tonelli, però Tonelli è perché Tonelli è stato preso immediatamente. E allora io questo vorrei da Napoli, io dico, sono di quelli dire, e viva Aurelio per quello che ci ha dato, perché è chiaro, no? Però ragazzi, è il momento, la domanda che faccio, è il momento di fare quel salto di qualità. Prima abbiamo parlato in apertura di collegamento, abbiamo parlato, ragazzi, di 10 milioni di indotto che si portano qui al Trentino. Scusate, ma perché noi dobbiamo essere meno all'Inter, al Milan, alla Juve? E ricordiamo che queste squadre hanno
tutto questo precedente, perché hanno stravinto nella storia, cioè le squadre più titolari, il Milan la squadra più titolare al mondo, la Juve, e noi il Napoli c'ha il bacino d'utenza solo per l'attaccamento alla maglia, alla squadra, al senso di appartenenza. Immaginate voi un Napoli vincente. Io non credo a quelle sciocchezze che dicono: no, ma il Napoli, gli ingaggi non si può. Ma di cosa stiamo parlando? Allora andiamo in contraddizione. Se prima diciamo che qui c'è un indotto di 10 milioni che nessuno fa, perché l'Inter a stento fa un milione di indotto, non c'era nessuno. Io l'ho seguito, sai, professionale, ho seguito l'Inter, la Roma, non c'era nessuno, e qua c'è l'ira di Dio, così come c'è ieri la partita di Sky. Avete fatto un sondaggio: quanta gente ha comprato un'amichevole a 10 euro da Sky? Tantissimi. Allora perché dire le sciocchezze che il Napoli non può permettersi gli ingaggi? Il Napoli vincente, ragazzi, non ce l'è per nessuno. Faccio un passo indietro sulla partita di ieri per parlare di un as che è stato sicuramente il migliore in campo ieri al Breamasco. È stata una scommessa di Giuntoli, che tra l'altro volevano anche altri club, la Roma su tutti. Mi pare però che una scommessa non si può definire già vinta, ma insomma, se queste sono le aspette e le premesse, mi pare che il giocatore sia abbastanza importante. Sai, quelli che se il buongiorno si vede dal mattino, ma cazzo, se il buongiorno si vede dal mattino, però, se il buongiorno si vede dal mattino, chiaramente è una bella giornata per Onassi. Io credo che se facessero, lo dico e lo sostengo, se facessero fare il mestiere a Sarri e a Giuntoli, ma sono loro due, cioè, capito? Cioè io senza intromissioni di procuratore, agente o del presidente. Okay, ognuno di noi, no? Anche un editore radiofonico che fa, dice ok, l'editore dice ok, che posso mettere 10 euro, che mi potete fare? No, e poi ci sono quelli che fanno il... Ma per quale motivo, dico, non facciamo fare il mestiere a chi lo sa fare? Cioè, il Napoli credo che pagherà Giuntoli per fare il direttore sportivo, e Sarri, e ha dimostrato Sarri, e anche... Ma perché non lo facciamo fare a loro? Io credo che sia questa intromissione di gente che di calcio non capisce poi tantissimo, no? Ubi maior minor cessat, no? Dove arrivano quelli che capiscono? Gli altri si stessero potare, invece no, stanno in mezzo e poi chiaramente si fanno degli errori, no? Tu, Diodella, c'è una curiosità per Raffaele. Sì, ma giusto per rimanere in tema tormentone, e allora come finisce la storia Reina? Mamma mia tanta, credimi. Ma io, non mi credi che ho anche io difficoltà, io chiaramente su Sky 903 faccio 7-8 ore di diretta, ma è la gente, no? Dice, ma, e allora tu a un certo punto, ma che devi dire alla gente? Scusate, ma perché non si, cioè, no, la domanda che credo che tutti ci facciamo, anche tu dallo studio, ma perché una trattativa del Napoli deve essere così? Ma perché? Cioè, ma per quale motivo, scusami, il giorno prima il numero uno del Napoli dichiara Berenguer è fatta, poi non si fa, e il giorno dopo si dice, ma no, Berenguer non interessava. Ma che cosa, abbiamo visto un altro film? Forse eravamo scollegati nel frattempo. Io intanto abbandono un attimo il mercato prima di salutare Raffaele, perché non posso non fare un ulteriore passo indietro per tornare su quello che è successo ieri allo stadio Breamasco prima dell'inizio del match. Pare che i gruppi organizzati abbiano forzato i cancelli essendo sprovvisti di ticket. Tra l'altro molte persone sono state poi dirottate altrove, persone che avevano regolarmente acquistato il tagliando, cancelli chiusi per qualche minuto. Per la verità, la versione ufficiale è che questo avviene di sovente allo stadio Breamasco quando arrivano le squadre, perché l'accesso tra gli spogliatoi e la tribuna è lo stesso, e quindi temporaneamente si chiude il cancello. Però qualche problema c'è stato, e forse si è un po' sottovalutata la capienza, l'afflusso dei tifosi. Anche qui i posti sono ormai esauriti, non c'è davvero spazio per più nessuno. Io sto parlando con la bellissima Radio Amore, ragazzi, Radio Amore, no? E allora vorrei fare un inciso. Noi siamo in tre in questo momento che stiamo interloquendo, siamo tutti e tre napoletani. Sì. Cioè, lo sappiamo, no, che c'è lo sputtanapoli, cioè è lo sport più diffuso, no, da... Perché io dico sempre una cosa, attenzione, no? Io dico sempre che Napoli è il più grande prodotto di esportazione italiano. Ci facciamo una riflessione. Nel mondo che cosa si esporta? Tra l'altro cara anche a De Laurenti. Bravo. Ed è cara anche a chi ha fatto questa, anche questa. Allora, il napoletano non immigra, ma colonizza. E questo non è, voglio dire, è un dato di fatto, vedete? Allora, io dico, perché noi vogliamo unirci? L'episodio che è stato citato pochi istanti fa, è da condannare, attenzione. Però credetemi, io ho visto le mani, non è successo nulla di, cioè, 40 ragazzi sbagliando, non avevano il biglietto, hanno forzato un po' i cancelli, e credetemi, da quello che so io, a un certo punto, avendoli individuati, li hanno fatti entrare. Sì, ero lì, confermo, posso dire che...
Quindi perché, diciamo, perché è nostro dovere dire non si fa, perché sennò tutti non si fa, perché è un illecito, ok, non si fa, però dire qua follia ultra, perché che succede? La gente che non lo sa ci accomuna, pensa che qui ci sia la guerra, non è successo niente, cioè dal punto di vista 40 ragazzi, a Napoli diciamo con la capa scarpata, no va bene, un po' così, hanno forzato, li hanno fatti entrare loro perché hanno capito, è inutile, no? È meglio che stanno dentro che li metti alla lascia fuori, li hanno fatti entrare, ma non ci sono stati questi scontri terribili con le forze del non c'è stato nulla di nulla, ragazzi. Gli scontri ci sono stati invece nell'amichevole tra Brescia e Cagliari. Bravo, grande, ma sì. Poi hai visto telegiornali che ne hanno parlato, no, nessuno ne ha parlato. Allora vi prego, ragazzi, non ci diamo, vi ricordate negli anni quella cosa comica di quello con la bottiglia, si dava le bottiglie. No, per chiarire il concetto, non mi riferivo insomma all'atteggiamento degli ultra, più che altro all'organizzazione, perché magari prevedendo un'affluenza di questo tipo si poteva ipotizzare o di giocare addirittura altrove, non lo so, o trovare una soluzione insomma diversa. Cioè è chiaro che prima facciamo i conti, ragazzi, facciamoci un po' dei conti, una media di 20 euro a biglietto, una media tra le quattro amichevoli, quanti spettatori? 5, 10, 20.000 spettatori totale tra le quattro partite, 20, ragazzi, ma avete capito di quanto ha portato e quanto poteva ancora portare? Perché ieri lo stadio era sold out, come dicono quelli che parlano, era sold out, così come era sold out le due amichevoli qua. Ragazzi, il Napoli porta tutto questo e la cosa che mettiamo in evidenza è che porta l'allegria, perché qui 20 giorni tu sei stato con me qua, ma ancora adesso qua vedi tutto pieno, ma tutta gente che viene sorridente, divertita, contenta, allegra, eppure quei 40 capa scarpate di ieri sono arrivati lì per divertirsi, ne hanno fatto tafferugli, non sono andati mai a menare quei 20 del Chievo, perché come diceva giustamente allo studio qualcun altro, qualche imbecile, li abbiamo visti, gli imbecilli che 20 e 20 in un prato verde si davano le cinghiate, ma mi spiegate, ma questi sono, cioè, ma la gente è malata di testa, no? Allora, il caldo. Il caldo, invece qui è tutto perfetto, qua siamo tutti sorridenti, si fanno i serpi, ridono, cantano, raga, questo è il calcio, come diceva il mio amico Rambone, è un pallone, è un gioco per divertirsi, capito, in tutti i sensi, e che quindi divertiamoci col calcio, e dico anche a tanti colleghi, ma finiamolo di farsi i titoli, follia ultra, io ieri quando ho visto dico, oddio, che è successo? E poi non è successo niente, mettiamo in evidenza altre cose, allora cerchiamo di essere pungenti sul fatto che bisogna migliorare la squadra, ma non su queste sciocchezze. Bene, grazie mille a Raffaele Tagliamonte. Ciao Raffaele, grazie. Grazie a voi, Radio Amore, ragazzi, il nome è tutto un programma, Amore. Ciao, grazie mille. A Raffaele Tagliamonte. Io direi a questo punto, siccome ci abbiamo ancora un bel po' prima della pausa, di ascoltare il primo dei tanti contributi con alcuni tifosi registrati ieri qui a Di Maro, e poi torniamo live dal campo di Carciato. Giuseppe da Scafati a Di Maro, 800 km circa, ma per il Napoli si fa questo ed altro, la passione azzurra è inarrestabile, soprattutto quest'anno in cui tutti credono davvero nel massimo traguardo. Speriamo che è l'anno buono quest'anno, Ma la Juve ha cambiato tantissimo, anche il Milan, seppur avendo fatto tanti acquisti, la Roma ha venduto tanti calciatori, l'Inter è ancora un cantiere aperto, qual è la tua griglia di partenza a questo punto? Io penso che Napoli quest'anno è favorito perché non ha cambiato niente, anzi ha rinforzato qualcosa. È un Napoli già forte così, con un as, oppure serve ancora qualcos'altro, magari in difesa, magari sugli esterni, un'alternativa a Maggio e Usai? Sicuramente un'alternativa su Usai ci vuole, perché Maggio non è che non dà tanta fiducia. Quale può essere la vera sorpresa in casa Napoli tra i tanti calciatori che Sarri ha a disposizione quest'anno? Io penso saranno i nuovi Rog, potrebbe dare qualche sorpresa, poi tutto il resto è una squadra che già è basata. Speriamo che l'anno buono. Giovanni Salernitano, trapiantato a Milano, ma cuore azzurro, maglia di Amsic indosso, pallone pronto per farlo firmare dai tuoi beniamini. Tutti davvero quest'anno credono che può essere l'anno buono. Lo speriamo tutti. Dicono che il Napoli in questo momento non è attivo in fase di calciomercato, ma io non la penso così, perché comunque se si pensa che tutti i grandi li abbiamo tenuti, i rinnovi di contratto,
Comunque sono arrivati Mario Ruglio, Unas, che sono giocatori che comunque secondo me vanno a rinforzare la rosa. Non si può dire che non stiamo facendo calciomercato, c'è un preliminare da fare, la verità, bisogna guardare la cosa così com'è. Speriamo bene di passare il turno e poi secondo me qualche regalo a noi tifosi, ma alla città intera, può arrivare da parte della società. La Juve perde Bonucci, il Milan fa tanti acquisti ma è un cantiere aperto, l'Inter ancora non ha completato il mercato, la Roma cede Salah, Rudiger e Szczęsny. A questo punto sulla carta almeno sembra che il Napoli sia davvero la squadra favorita. Sì, sì, secondo me purtroppo per noi la Juventus resta sempre un po' la squadra da battere per tanti motivi, però con il Milan che è vero ha fatto e sta facendo una gran campagna acquisti, è una squadra nuova, quindi ci vuole anche tempo per amalgamare. Se si pensa al gioco che abbiamo oggi noi come squadra, il Milan deve lavorare per arrivare a giocare come gioca il Napoli, quindi potrebbe essere l'anno buono. Ripeto, c'è la Juventus che purtroppo per noi vive sempre una condizione dove per tanti motivi si trova sempre un passo avanti, un po' per capacità, un po' per aiuto, un po' perché comunque sappiamo il contesto qual è quello della Serie A italiana, però potrebbe essere l'anno buono e ce lo auguriamo tutti. Ebbene, bene, bene, abbiamo ascoltato la voce dei tifosi, nel frattempo altri tifosi ci contattano sulla nostra diretta Facebook. Pasquale Atteo ci dice: mandiamo gli ultras a Val di Sole a Di Maro, così ce li togliamo di torno. E ancora c'è Giorgio Cau che da Colonia ci continua ad ascoltare e guardare tutti i giorni. Buona domenica a tutti, domanda sul mercato, non capisco perché De Laurentiis non ha mai offerto Zapata all'Leverkusen per arrivare all'Eno, visto che il Bayer Leverkusen sta senza attaccanti, visto che hanno venduto anche il Cicarito. Sempre Forza Napoli. Claudio. Rieccoci dalla Val di Sole. Intanto è finita la fase di attivazione, come dicono quelli bravi, diciamo così, di riscaldamento per insomma i comuni mortali del Napoli, che ora sta provando schemi offensivi, se non erro, dopo aver fatto un torello, insomma il classico torello di inizio di lavoro con il pallone. Però ritorno come ogni giorno, ormai appuntamento quasi quotidiano per noi nella redazione di 100% Napoli, con il direttore Italia Mele, con cui faccio ovviamente subito un passo indietro di qualche ora, ritornando sull'amichevole di ieri allo stadio Bergamasco. Tu ieri a Trento, che Napoli hai visto? Visto il Napoli un po' appesantito nelle gambe e un po' svuotato nella testa, ma questo è assolutamente normale. Si è concluso il primo ciclo di preparazione alla nuova stagione e l'obiettivo è soltanto uno, quello di mettere minutaggio nelle gambe. Ogni calciatore dovrà arrivare all'appuntamento fondamentale della stagione, ovvero sia i preliminari di Champions, con circa 400 minuti nelle gambe. Tutto il lavoro è finalizzato esclusivamente a questo. I risultati non contano, non interessano allo staff, è soltanto un percorso a tappe per arrivare nella migliore condizione possibile all'inizio della prossima stagione. E poi non dimentichiamo che comunque ieri il Napoli aveva svolto in mattinata una seduta di forza, quindi aveva le gambe effettivamente imballate. Sul gol di Inglese c'è stato un errore da parte della linea difensiva, si è creato un buco perché la squadra non era corta, i reparti non erano vicini, poi uno sfortunato rimpallo su Koulibaly che ha messo Inglese solo davanti alla porta, ma ripeto, sono dettagli, quello che conta è l'importanza del lavoro che stanno facendo qui a Di Maro e che hanno fatto in queste prime quattro amichevoli. Studio, Lello, sei una curiosità per l'Italia. Ma un tuo parere su questo Unas, insomma abbiamo detto che sì, è bravo, bravino, che non è pronto, però mi sembra che invece sia molto pronto e penso che risulterà essere molto utile nel corso della stagione. Guarda, Unas è stata veramente una piacevole sorpresa, innanzitutto buongiorno, non ci siamo non salutati. Non ti preoccupare, dale, buongiorno, certo. Vai. Il ragazzo sicuramente ha dimostrato, oltre ad una grande tecnica, e questo già si sapeva, ma anche una grande testa, perché si è messo immediatamente a disposizione di mister Sarri e sta cominciando ad applicare quello che l'allenatore gli chiede. Il mister vuole anche un lavoro importante in fase difensiva e lui comincia a capire quella che è la richiesta. Io credo che ne vedremo delle belle con questo ragazzo. Bene. Dice, torno sull'affluenza record, oggi a Di Maro non c'è un posto, sold out l'impianto di Cacciato, ma anche ieri a Trento anche qualche problema organizzativo con l'invasione così dei
gruppi organizzati nello stadio Briamasco, che sono entrati in parte senza ticket, rubando il posto a chi invece aveva regolarmente pagato il biglietto. È stato forse un po' sottovalutato il flusso azzurro qui in Trentino? Allora, per quello che riguarda l'episodio di ieri, devo dire che poi notizie che provengono dalle fonti della polizia dicono che in realtà i gruppi organizzati avessero tutti i biglietti, però una parte di loro, circa 15 persone, avevano biglietti di un altro settore e quindi hanno pensato ben di risolvere il problema sfondando in pratica i varchi di accesso. In realtà poi una volta entrati allo stadio non è successo niente, ma la disorganizzazione è stata probabilmente nel mettere in vendita molti più taglianti di quelli che poi erano effettivamente i posti disponibili. Alla fine della fiera è andato tutto bene, forse la polizia ieri non era preparata all'arrivo di questi gruppi organizzati, però fortunatamente non ci sono state grosse conseguenze. Io credo che comunque un po' tutto il sistema debba fare molta attenzione, però ripeto, alla fine non ci sono stati grossi problemi, uno spettacolo a cui avremmo fatto volentieri a meno. Però dai, speriamo che sia soltanto questo l'unico episodio negativo di cronaca da raccontare in tutta la stagione. Bene, io ringrazio Italia Mele per essere stata in nostra compagnia in tutti questi giorni. Io penso se abbiamo ancora un minutino. No. Giusto, vorrei no. Allora subito dopo la pubblicità. Sì, dopo la pubblicità. Nel frattempo, prima di andare in pubblicità, fatemi salutare Ferdinando Borrino, un nostro telespettatore, perché insomma ci guarda e ci ascolta sulla nostra pagina Facebook, e Maurizio Bassano, sempre comunque Forza Napoli. Grazie anche a te. Allora, parola alla regia, c'è la pubblicità degli sponsor, qualche minuto e ritorniamo per continuare la nostra puntata di speciale Di Maro di Amore Azzurro. Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli, in collaborazione con calcionapoli1926.it. Amore Azzurro è offerto da www.ulifereporter.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot, Mida Cars. Poldo, Takeaway Pub. Abbigliamento uomo-donna, Slax. Laboratorio Creativo, Quarto, Napoli. Carpe Diem Metro Pizza. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Pizzeria Porzio. Arredamenti in Prota. Ehi, ma come mai scatti tutte queste foto? Semplice, perché ci guadagno. Ci guadagni? E come? Le carico su www.ulifereporter.it e tramite questa piattaforma le vendo ai giornali oppure a chiunque sia interessato. Grandioso! Quasi quasi mi iscrivo subito. Ho tantissime foto, video e audio stupendi. Magari riesco a mettere da parte i soldi per le vacanze. www.ulifereporter.it, la community che ti permette di guadagnare con i tuoi media. Iscriviti, è gratis. Non porre limiti alla fantasia. Chiudi gli occhi e comincia a sognare. Questo è il mondo di Mirabilia, l'universo dove tutto è concesso, tranne annoiarsi. Complesso Mirabilia 2 Village è ristorante, pizzeria, piscina. Ideale per le tue feste private a bordo piscina o al chiuso e party a tema. Potrai assaporare ottima cucina casereccia su prenotazione con menù a prezzo fisso a 15 euro. Mirabilia, a Quarto Napoli, via Lenza Lunga 6A. Per info e prenotazioni 081 806 3502 338 564 7236. www.mirabilia.com. È in funzione la piscina. Rilassati con un bagno e un drink. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away the pub. Vestire alla moda, vestire trendy. Slax. Slax. Abbigliamento uomo donna, Slax. Presso i nostri punti vendita, saldi con sconti eccezionali fino al 50%, tutto delle migliori marche. Slax. Abbigliamento uomo-donna, via Epomeo 182 183 184, Napoli. Telefono 082
081 728 1759. Siamo anche su Facebook e Instagram. Slax, per il tuo vestire alla moda. Sabato sera voglio andare a mangiare una buona pizza. Perché aspettare? Carpe Diem ha delle offerte incredibili. Dal lunedì al mercoledì, stessa qualità a prezzi più bassi. Da Carpe Diem, un metro di pizza margherita più 20 pezzi di frittura più una Pepsi da 1,5 litri a soli 16 euro. Da Carpe Diem trovi anche pizza, frittura, bruschette e dolce senza glutine. E per la tua festa, menù pizza e antipasti mare terra a partire da 12 euro. Carpe Diem Metro Pizza, a Pianura in via Montagna Spaccata 427. Telefono 081 726 0478. Ed in via Staffetta 127, Parco del Lago 2, Lago Patria Giuliano. Telefono 081 509 66 54. Consegna a domicilio. Carpe Diem, cogli l'attimo. Quasi dimenticavo, da Carpe Diem, maxi schermo per seguire insieme le partite del Napoli. Dal 1979 abbiamo messo la nostra esperienza al vostro servizio. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Vendita auto nuove e usate e assistenza con personale qualificato. Autonautica Epomeo è anche noleggio a breve termine di auto Renault e Dacia con tariffe a partire da 21 euro al giorno, minimo una settimana. Visitate il nostro showroom. Autonautica Epomeo, via Epomeo 261 Napoli. Telefono 081 766 25 49. Aggiungi un like alla nostra pagina Facebook. Autonautica Epomeo. Tanti ci hanno già scelto perché teniamo fede ai nostri impegni. Pizze classiche, pizze speciali, eccezionali, uniche. Pizzeria Porzio. Il giusto equilibrio tra la pizza classica napoletana e le sue innovazioni, nei sapori e nelle forme, utilizzando prodotti di prima qualità. Pizzeria Porzio, dove trovi la pizza per tutti, per celiaci, vegani, con farina integrale o multicereali. E tutti i giorni a pranzo trovi anche vari menù con primi e secondi. Pizzeria Porzio, via Cornelia dei Gracchi 27, Soccavo Napoli. Telefono 081 241 21 42. Porzio, pizza Ioli, si nasce. Vuoi cambiare il tuo arredamento? Stai per sposarti e vuoi arredare la tua casa con mobili di qualità a prezzi da sogno? Vieni da me, da Arredamenti in Prota. Ti propongo un'offerta sorprendente. Una cucina Berloni completa di elettrodomestici con lavastoviglie e forno a microonde, più camera da letto della Spar con contenitore compreso di materasso ortopedico e due guanciali, parete attrezzata della Spar, più un comodissimo divano in pelle, più un tavolo in vetro allungabile e quattro sedie in ecopelle. Il tutto a soli 7.950 euro, pagabili fino a 72 mesi. E in omaggio un televisore 40 pollici. Ti aspetto anche solo per un caffè. Arredamenti in Prota, via Domenico Padula 147, Pianura, Napoli. Telefono 081 588 6008. Arredamentiinprota.it. Seguici anche su Facebook. Arredamenti in Prota, la scelta vincente. State ascoltando? Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Amore Azzurro è offerto da www.ulifereporter.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot, Mida Cars. Poldo, Takeaway Pub. Abbigliamento uomo-donna, Slax. Laboratorio Creativo, Quarto, Napoli. Carpe Diem Metro Pizza. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Pizzeria Porzio. Arredamenti in Prota. Conduce in studio Lello Delgro. Inviato a Di Maro, Claudio Zelli. In collaborazione con calcionapoli1926.it. Ebbene, rieccoci di nuovo in studio per continuare questa nostra ultima puntata dello speciale Di Maro di Amore Azzurro. Termineremo alle ore 12 come al solito. Nel frattempo, prima di passare subito la linea a Claudio Zelli, diamo un ragguaglio su quella che è stata la partita della International Champions Cup tra il Barcellona e la Juventus. Il Barcellona ha battuto la Juventus per 2-1, due gol di Neymar e un gol di Chiellini. Vi posso garantire che se andate a vedere il secondo gol di Neymar, praticamente c'era la difesa schierata della Juve, 6 di loro, e praticamente Neymar ha ballato in mezzo a loro. Un gol spettacolare. Bene, ritorniamo a Di Maro e ritorniamo a Claudio Zelli. Claudio. Rieccoci in diretta dalla Val di Sole con Amore Azzurro speciale Di Maro. Da qui stiamo osservando la partita del campo ridotto degli azzurri, ormai un appuntamento consueto quasi di ogni seduta qui in, sul campo di Carciato. Sono assenti diversi giocatori, Reina, Koulibaly, Jorginho, Unas e Milik, che lavorano tutti in palestra. Da segnalare un gran gol di Insigne
e un'ottima parata di Rafael, che è uno dei più in forma in questo ritiro qui a Di Mar. Tra l'altro Rafael è anche stato l'unico forse ieri a fermarsi al termine della partita sorridendo e scambiando più di una battuta con i tanti tifosi presenti allo stadio Bramasco. Però io ritorno ancora una volta nella redazione di 100% Napoli.it, sono in compagnia di Melina Di Marino, a cui chiaramente chiedo subito un giudizio sul match di ieri sera. Una partita, insomma, io me l'aspettavo un po' così, perché comunque adesso ragazzi, arrivati a questa fase del ritiro, questa fase insomma dell'allenamento, no? Estivo, non hanno ancora tutti i minuti sulle gambe. Lo sappiamo, e solitamente si arriva così anche all'inizio campionato, il Napoli parte sempre un po' a rilento e poi recupera strada facendo. Invece fortunatamente probabilmente tutti questi match che si sono giocati sono serviti proprio a questo, a recuperare prima e quindi a partire meglio, perché abbiamo delle gare importanti, insomma abbiamo i preliminari tra pochissimi giorni e quindi non ci potevamo permettere ovviamente di arrivare scarichi a questi appuntamenti. Una partita insomma dove ha brillato Lorenzo Insigne nel primo tempo, migliore in campo sicuramente, secondo tempo un Onas strepitoso. Io mi sono già innamorata di questo giocatore dal primo giorno che è arrivato qui a Napoli. A proposito di Onas, spendiamo qualche parola sul talento franco algerino, perché è sicuramente la novità più importante di questo mercato azzurro finora. È un calciatore che è arrivato come una semplice alternativa, ma si sta imponendo davvero in maniera sostanziale in questo Napoli, perché ha delle accelerazioni strepitose e potrebbe essere risultare utile soprattutto anche a gara in corso. Utile a gara in corso, ma perché no, utilizzato dal primo minuto, perché l'anno scorso insomma noi abbiamo avuto i problemi proprio in quel ruolo, perché non avevamo un degno sostituto, e quest'anno visti insomma i tantissimi impegni, le tante gare da affrontare, perché saremo sempre impegnati, si spera, in tre competizioni insomma, e quindi c'è bisogno comunque di avere dei titolari. Io non credo che Onas sia definito come una panchina, ma io credo che sia a tutti gli effetti un altro titolare. Intanto qui gran gol anche di Zapata su assist di Giaccherini, però tornando al mercato, un assist è stato sicuramente un colpo importante. Ricordiamo ancora una volta che il grande colpo del Napoli è stato trattenere tutti i big, che qualcuno spesso sottovaluta, ma trattenere i vari Insigne e Mertens è costato tantissimo a questo Napoli, Melina. E questo è stato un segnale importante, è stato forse il primo segnale che ha dato la società ai tifosi, ma non soltanto, proprio al calcio, al campionato in generale, è quello di dire noi ci siamo, quest'anno vogliamo esserci, vogliamo a tutti i costi vincere qualcosa. Il primo segnale è stato quello per l'appunto di confermare tutta la rosa, investendo comunque tanto e garantendo quindi all'allenatore, ma alla squadra stessa, di ripartire da dove si era rimasti, quindi con una rosa strepitosa, no? Che ci ha portato a fare 86 punti in campionato, quanti erano, 87 adesso non ricordo precisamente, e si spera addirittura di superare i 90 quest'anno in campionato, e lo si poteva fare soltanto confermando i giocatori che già erano presenti e andando a rinforzare, come si è fatto e come si sta facendo ancora, perché io credo che il mercato del Napoli non sia ancora terminato, come si continuerà a fare. Melina ti ascolta, Adello dallo studio, se è una curiosità per lei. No, va bene così, grazie. Grazie a Melina Di Marina, 100% Napoli. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao anche a te, ciao, chiudiamo. Intanto qui sì, prosegue ancora la partitella degli azzurri, che sta durando più del solito, per la verità. Io mi aspettavo una semplice sgambatura, invece così non è stato, perché il Napoli continua il suo allenamento qui sul campo di calcio. Per la verità anche ieri io mi sarei aspettato una seduta più o meno intensa, in considerazione del fatto che c'è la partita della sera, invece Sarri è andato giù duro. È probabile che anche per questo la squadra di ieri abbia sofferto in particolar modo i carichi di lavoro. Però smettiamo subito insomma un tabù, perché non è affatto vero insomma che sicuramente il Napoli ha dei carichi abbastanza pesanti, pur se la preparazione negli ultimi anni è cambiata, perché non ci sono più le classiche sedute di lavoro sui boschi. Tra l'altro anche qui il Napoli in un luogo qui vicino, che ha un nome particolare, che è la Valle della Gnocca, se non erro si chiama così, il Napoli perché particolare? Di Mazzarri, il Napoli di Sarri correva tra i boschi, mentre il Napoli di Mazzarri, scusami, correva tra i boschi, mentre quello di Benitez prima e quello di Sarri ora fa meno lavoro atletico di fondo, perché il calcio è cambiato, no? La matrice del Barcellona di Guardiola prima poi insomma negli anni la scuola blaugrana ha fatto un po' tendenza in questo senso. Tra l'altro il fatto che il campionato inizia il 20 agosto uniforma
uniforma un po' la preparazione diciamo di tutte le squadre, perché è stato sicuramente anticipato. Intanto diciamo, qui le sorprese non finiscono mai, però possiamo perdere un po' di parapiglia anche all'esterno della tribuna stampa. Però al di là di questo, io direi a questo punto di mandare ti voglio leggere prima delle dichiarazioni fatte dal tuo caro amato Zeman a proposito di un poco di quella che sono le situazioni delle altre squadre. Ecco, lui ha detto: Juve e Napoli sono davanti, la Roma ha cambiato troppo, però ho fiducia in Di Francesco, sempre che lo lascino fare. Per quanto riguarda sempre l'ambiente Roma, dice: l'ambiente è stupendo, l'ha detto pure Spalletti all'inizio, poi si è smentito, manca sia la società e il presidente non c'è mai. Per ciò che riguarda Roma, Inter e Milan avranno problemi tutti. La rosa dell'Inter l'anno scorso non era da settimo posto, all'Inter non si capisce chi decide, il magazziniere o chi, insomma, come al solito sempre pungente Zeman. Sì, noi intanto approfittiamo qui del splendido clima della Val di Sole, sono in compagnia di Vincenzo D'Angelo, la Gazzetta dello Sport. Dallo studio citavano le dichiarazioni di Zeman, che ha fatto un po' la griglia di partenza per il prossimo campionato. Il Napoli, anche se ieri non si è visto una Napoli in grandissima condizione, come è giusto che sia in questa fase di preparazione, però sembra essere, se non in prima fila, in pole, giù di lì. Sì, credo, insomma, non ho sentito le parole di Zeman, ma chiaramente io credo la Juve sia giustamente la favorita, anche perché una squadra che viene da 6 scudetti consecutivi e da 2 finali di Champions negli ultimi 3 anni debba essere favorita, ma la forbice rispetto al Napoli è molto assottigliata, e poi dietro arrivano le milanesi e bisognerà vedere la Roma poi che mercato farà da qua a fine agosto. E comunque, ecco, sono queste 5 squadre sicuramente che si giocheranno almeno in 4 posti Champions. Per lo scudetto vedo la Juve avanti e il Napoli molto vicino quest'anno. Molto bene ieri, benissimo per la verità, Unas quando è entrato in campo, che è sicuramente la sorpresa di questo inizio, di questo ritiro azzurro. Sì, le qualità tecniche le avevamo viste anche negli allenamenti, c'ha dei fondamentali molto importanti, è un giocatore che sa giocare a calcio e sta dimostrando di avere anche una grande personalità, si prende a coraggio nelle giocate, punta all'uomo, non cerca mai la cosa banale, anzi azzarda magari talvolta anche qualcosa in più rispetto alla semplicità e alla bellezza del gioco di Sarri, però è una variabile molto importante secondo me per la stagione del Napoli. Come ho scritto oggi nel mio pezzo, chissà se finalmente anche Caglione possa riposare un po' di più, no? Visto che è sempre lo stacanovista di questa squadra. Vero. Studio, Lello, se è una domanda per te. Sì, Richetta. Sì, io faccio riferimento a quello che dice sempre Claudio Zelli da quando è arrivato su a Di Maro, che c'è bisogno di di qualcuno sulla fascia destra, parlo del terzino basso. Però anche ieri sera, che se ne voglia dire, il buon Maggio ha fatto la sua brava figura, voglio dire, mi sembra anzi essere uno di quelli più in palla rispetto a tutti quanti gli altri, anche di Usai, insomma, ma siamo veramente certi che, è chiaro che Maggio insomma, ha la sua età, però se deve giocare quelle poche partite nel corso dell'anno, io credo che Maggio non lo sfigurerà, che ne pensate? Vincenzo. Guarda, Maggio è sempre stato un grandissimo atleta e anche qui si è presentato in una forma incredibile, è sempre uno di quelli che va a tirare il gruppo, no? Nelle sedute atletiche, e hai detto bene, fisicamente sta molto bene, lo vediamo anche con piglio in più, con più voglia, forse questo chiarimento c'è stato con la società, lui sa di essere un'alternativa, sa di essere soprattutto molto prezioso all'interno del gruppo. Maggio è uno dei veterani di questa squadra e forse anche lui è stato travolto da questa atmosfera che c'è, da questa nuova consapevolezza del Napoli, e dopo, adesso magari sbaglio, ma forse quasi 10 anni di Napoli, anche lui sente che può essere l'anno giusto, lo ha detto anche in piazza nell'incontro con i tifosi, quindi anche questa prospettiva secondo me per Maggio è un motivo in più di voglia di star qui, di giocarsi le sue carte, sa che non giocherà insomma da titolare, però è una garanzia quantomeno per il gruppo e per Sarri. Bene, grazie mille a Vincenzo D'Angelo, inviato qui a Di Maro in Val di Sole per la Gazzetta dello Sport. Grazie Vincenzo. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, grazie anche a te. E allora? Intanto io
io direi, se siete d'accordo, di passare in onda, di mandare in onda altri dei contributi che abbiamo registrato ieri qui a Di Maro, prima della partita del Napoli contro il Chievo giù a Trento. Non vuoi proprio lavorare, questa è la verità. Va bene. Andiamo con le cose registrate, vai. Da sempre qui a Di Maro in Val di Sole al seguito del Napoli, Club Napoli, Meta, Peppe Gargamella, Napoli ieri un po' stanco ma sempre spettacolare. Ma non è che stanca, quella testa siamo in rodaggio piano piano, perché non è che hanno fatto una stagione eccezionale queste ragazze, poi vediamo tutto un tratto e facciamole vivere. Ci abbiamo iniziato con 4 gol, da 7 eravamo ben viziati, che da 7 a 4, e allora sarà man mano che il tempo passa e miglioreremo sempre con la loro bravura a condurci sempre alla vittoria. Quest'anno sicuramente è l'anno buono per noi, lo scudetto sarà nostro e noi abbiamo fatto 1000 chilometri con amore. Ho fatto lo striscione, si parte con amore, con passione, però loro ci devono regalare questo tricolore. Super Milik, bene anche un ass, un Napoli che davanti sembra davvero incontenibile. Anzi, prima era incontenibile, ma non c'è una parola, un aggettivo più del contenibile, ma non mi so esprimere in questo momento, in questa parola così bella, perché non ci abbiamo uno, ma ce ne abbiamo tanti, sono tutti bravi, è il nostro maestro Sarri, che noi lo rimpiangiamo tanto che stava storrendo e l'hanno mandato via. Ma che errore si fa, nella vita si può commettere anche tante fesserie, e Sorrento l'hanno pagato caro, i dirigenti del Sorrento, grazie anche a loro che ce l'ha preso in Napoli, così il Napoli è un Napoli stellare, non ce ne sono per nessuno. Non ce ne sono per nessuno, allora Claudio, ci sei tu? Sì, ci sono, quello che avete ascoltato tra l'altro è Peppe Gargamella, uno degli studenti di rilievo, diciamo così, del Club Napoli Meta, che è ormai fisso qui a Di Maro come seconda cittadinanza, oltre a quella di Meta, anche quella qui di Di Maro e della Val di Sole in particolare. Però io sono nuovamente in compagnia di Guido Gaglione, il partenopeo, che è qui ormai da diverso tempo, come ogni anno, in presenza record oggi qui a Di Maro, non c'è un posto, sold out in ogni luogo il campo di calciato, anche ieri per la verità capienza forse insufficiente per il flusso incredibile dei tifosi giunti allo stadio Bryamasco. Guido, facendo un passo indietro sul campo, che Napoli ha visto? Ma volevo fare un piccolo passaggio sull'affluenza, se me lo consenti. Proprio ieri pensavo a questa cosa qui, è il settimo anno che ormai io vengo a Di Maro, e devo dire che pensavo che proprio per gli anni a venire forse devono attrezzarsi in maniera diversa, soprattutto nei fine settimana, perché sabato e domenica sono presi veramente d'assalto, quindi credo. Tra l'altro, scusa se ti interrompo Guido, questo è uno dei nodi del contendere su un eventuale rinnovo tra il Napoli e la Val di Sole, perché il club azzurro ha chiesto in maniera inderogabile l'ampliamento di questo impianto di calciato e anche l'illuminazione per disputare le partite notturne, oltre che un secondo campo, soprattutto per l'allenamento dei portieri. Sì, ho le stesse notizie, soprattutto per quanto riguarda il secondo campo. Credo che convenga attrezzarsi perché De Laurentiis sembra che abbia questo tipo di esigenze, e quindi mi sembra giusto accontentarlo. Venendo alla partita di ieri, è inutile non ammettere che un pochino di delusione c'è stata, non abbiamo visto un bel Napoli, non abbiamo visto il solito Napoli, molta imprecisione nei passaggi, poca velocità, scarsa velocità, qualche errore difensivo che purtroppo abbiamo visto nella passata stagione e abbiamo continuato a vederli anche ieri sera. Io devo dire, questo penso che sia l'aspetto che preoccupa un pochino di più, perché per quanto riguarda i ritmi credo che sia normale, non ci siano stati, non siano stati i soliti. Quello che invece mi preoccupa un pochino di più è proprio questi blackout difensivi che ogni tanto vengono fuori e che ci hanno fatto dire molto spesso l'anno scorso: al primo tiro prendiamo gol. Questo è un vero peccato, perché poi al di là della partita di ieri siamo abituati a vedere un Napoli che domina le gare, che segna anche molti gol, che però purtroppo alla prima occasione
spesso e malvolentieri l'ha beccati. È successo lo stesso ieri, speriamo che non si ripeta più. Intanto sfatiamo un mito, lo dicevo prima, anche prima che tu arrivassi ai nostri microfoni, perché si dice che il Napoli ha una preparazione più avanzata rispetto alle competitors anche insomma, di Serie A, perché deve affrontare le preliminari di Champions League, però molti dimenticano che quest'anno il campionato inizia il 20 agosto, quindi su per giù la preparazione anche del Chievo come tutte le squadre di Serie A era quella, cioè sono tutte le squadre sono sullo stesso piano, no? Quest'anno credo che non valga proprio questo discorso, perché in effetti il Napoli l'ha anticipato di 4-5 giorni di ritiro, quindi non proprio quest'anno per quelle che sono le date di inizio della stagione, credo che tu abbia pienamente ragione, non ha senso questo discorso. Tornando invece insomma sui singoli, andiamo sui singoli, perché ieri uno strepitoso Unas quando è entrato in campo, questo ragazzo può essere soprattutto utile a gara in corso quando insomma gli avversari sono stanchi, perché mi pare uno che abbia delle accelerazioni, sembra un Mertens da prima maniera da un certo punto di vista, e può risultare utile più in questo senso che come vice Caion, perché ha caratteristiche diverse. A me ha sorpreso molto, lo conoscevo poco, devo ammetterlo, e l'avevo visto come tutti forse un po' su YouTube, e mi ha sorpreso perché mi ero fatto l'idea di un calciatore che era abituato più a tenere palla, più a pensare a se stesso piuttosto che alla squadra, invece devo dire che mi ha sorpreso il fatto che è sembrato subito calato negli schemi, anche ben predisposto al gioco di squadra, questo mi ha colpito molto. È un calciatore che credo Sarri voglia usare a destra, sicuramente a destra, non so se solamente a gara in corso, probabilmente a volte anche dall'inizio per far rifiatare un po' Cagliacon, ha caratteristiche ovviamente diverse. Volevo anche dire un'altra cosa, anche ieri ha fatto qualche giocata bella e credo che la sua tipologia di gioco possa anche agevolare l'inserimento del terzino basso, perché spesso e volentieri lui rientrando poi verso l'interno, abitudine che non ha Cagliacon, il terzino basso credo possa avere metri davanti per arrivare fin sotto la porta. Grazie mille a Guido Gaglione, il partenopeo qui da Di Maro, grazie per essere stato diverse volte in questi giorni in nostra compagnia. Grazie a voi, arrivederci. Intanto, siccome mancano pochi minuti alla chiusura, possiamo non chiudere non ascoltando il parere del padrone di casa, di colui che ci ha ospitato per il settimo anno consecutivo, sono con Andrea Lazzaroni in diretta su Radio Amore per fare un bilancio di questo ritiro. È un ritiro record per numero di presenze qui a Di Maro, domenica scorsa 5.000, io penso che oggi siamo giù di lì sulla stessa cifra, Sindaco. Sì, probabilmente siamo anche di più in questi giorni, ovviamente il fatto di essere presente totalmente la squadra al primo giorno di ritiro ha agevolato anche questo grande successo, che è dovuto sicuramente dalla stagione, dal buon risultato della squadra, secondo me anche dall'organizzazione e anche del sentirsi a casa dei tifosi dopo 7 anni nella nostra località. Noi cerchiamo di fare sempre meglio e di dare più possibilità di conforto alle persone che ci frequentano, quindi è un insieme di cose per fare un prodotto vincente. Baciato dal sole oggi questa valle tiene fede al suo naming, come dicono quelli bravi insomma esperti di marketing, davvero c'è tutto per divertirsi qui, dallo sport anche quasi estremo come il rafting, a dei laghi strepitosi dove prendere il sole, perché no fare una corsa, è la patria anche del running se vogliamo, della mountain bike, certo è che non ci si annoia mai. Assolutamente no, anche perché le questioni sportive che sono state affrontate anche negli investimenti sono tantissime, quindi abbiamo il patrimonio naturale che è fondamentale, ricordiamo che noi siamo nelle Dolomiti del Brenta e quindi patrimonio naturale UNESCO, quindi gli sport estremi sono l'arrampicata, l'alpinismo vero proprio nella sua funzione principale, e poi tutti gli sport accessori come dicevi tu, dal rafting al fiume a qualsiasi cosa fondamentalmente, perché siamo molto attrezzati anche per le biciclette. Per quanto riguarda il sole, abbiamo prenotato e quindi il sole è arrivato. Il sindaco vi ascolta se avete una curiosità per lui. No, più che altro sindaco, il prossimo anno invece di far fare rafting al nostro Claudio Zelli mi faccia provare l'arrampicata, non si sa mai, può essere che lo perdiamo una volta e per sempre. La potete restare. Noi in base alle richieste delle emittenti abbiamo gli sport adeguati, estremi e anche totali se serve, siamo sempre a disposizione. Grazie. Rubo ancora 30 secondi io al sindaco perché non posso non chiedere un giudizio su un pensiero sul possibile rinnovo, siccome la crisi del settimo anno potrebbe essere, speriamo, scongiurata, si ragiona su un rinnovo, mi corregga se sbaglio, triennale tra il Napoli e la Val di Sole con una permanenza di 2 settimane. Ma guarda, sul triennale non si sa ancora niente, ovviamente quando la crisi del settimo anno, l'ho detto l'altro giorno in un'altra intervista, di solito succede quando le cose non vanno d'accordo, noi in questo momento soprattutto con la squadra e con i tifosi ancora di più e con Napoli tutta abbiamo un rapporto talmente bello, talmente amichevole, talmente fondato sull'affetto che
è difficile pensare che non si possa parlare di questo, anzi questi sentimenti non fanno altro che migliorare la qualità del rapporto per un eventuale rinnovo, di quale se ne parlerà a fine ritiro, dal fine ritiro in poi si comincerà a intavolare il discorso per il rinnovo del contratto. Grazie mille al sindaco Andrea Lazzaroni, con l'augurio che sia soltanto un arrivederci. Deve essere un arrivederci. Grazie, buona giornata, grazie, a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci al sindaco. Era bello, insomma, interessante, no, chiudere con chi si è ospitato in questi anni. Senti, ma fammi capire una cosa, ma adesso che fai? Vai a mangiare? Che ti mangi oggi? No, guarda, prima di venire qui al campo, anzi, ho mangiato anche un leggero ritardo perché sono andato a completare il mio soccer tour, come di cui insomma vi ho parlato più volte in questi giorni. Sto provando un'ulteriore pasticceria e devo dire la verità, era una delizia strepitosa. Poi ho fatto la solita grandissima colazione al Tevini, tra l'altro ringraziamo anche per l'ospitalità l'hotel Tevini, che quest'anno è stato arricchito alla presenza di delle famiglie, delle compagne, di alcuni calciatori, tra cui Allan e Albiol. Bene, ci fa piacere. Intanto, insomma, se vogliamo, sì. Diamo qualche informazione di servizio prima di chiudere. Tra l'altro questa, correggimi se sbaglio, a meno che non mi vuoi chiamare a fare straordinari, è l'ultimo appuntamento in diretta live dalla Val di Sole per questo ritiro di Mar 2017 del Napoli. Siamo al 19° giorno, l'allenamento della mattina è appena terminato. Non ci sarà quest'oggi la seduta pomeridiana perché in serata è prevista in Piazza Madonna della Pace, come ogni anno, la presentazione della squadra sulle note del DJ Daniele Decibel Bellini, come ogni anno ormai avviene qui a Di Maro, e sarà la grande festa finale anticipata del ritiro azzurro. Il Napoli ritornerà a Castelvolturno martedì mattina, è previsto l'ultimo allenamento qui in Val di Sole prima del rientro, ma qui la festa continua perché ora in programma il consueto rito degli autografi che contraddistingue la fine di ogni seduta. Due tesserati azzurri si recheranno a firmare gli autografi per accontentare le decine e decine di tifosi che sono assiepati dietro le transenne aspettando i loro beniamini. Bene Claudio, e allora noi con questo chiudiamo il collegamento per l'ultima volta con Di Maro e niente, insomma salutaci. Ci vediamo, ora non ho il calendario alla mano, ma presumo il 19 agosto quando ripartirà Amore Azzurro. Siamo alla nona stagione oramai, da vivere tutta ad un fiato perché il Napoli mai come quest'anno è in lotta davvero per il massimo traguardo. Bene, allora salutaci il Trentino, mi raccomando non venire a mani vuote altrimenti non ti apro la porta. Aia, insisti, ma qui chiudono presto. Ho già detto, ho già detto, non mi far ripetere le cose. Ci sentiamo e ci vediamo prossimamente piano piano con la macchina. Ciao, saluto a tutti. Forza ciao, Napoli. Ciao, chiudiamo il collegamento con Claudio Zelli, con la Val di Sole, con Di Maro, con... l'ultimo collegamento di questo nostro speciale Di Maro di Amore Azzurro. Mi va di ringraziare come al solito gli sponsor, quindi il complesso Mirabilia, la famiglia originale, Slax, Lello Vestuto, Carpe Diem, il signor, adesso siccome non c'è il signor Luongo, Vincenzo Luongo, siccome non c'è il foglio davanti vi sarà difficile ricordarli tutti, De Martino, Massimo De Martino con Poldo Pub, Enrico Porzio con la pizzeria Porzio, Gianni Vivenzio con la sua autonautica Epomeo e la famiglia di Letto con la Peugeot Media Cars, la concessionaria, Gennaro in Prota per la arredamenti in Prota e poi You Life Reporter, Riccardo Orizzonte. Penso di aver dimenticato nessuno, no, non credo. E allora devo salutare e ringraziare anche Daniele Romano che nonostante non sia nelle migliori condizioni ci ha fatto compagnia in questi giorni, anzi è stato lui il regista, l'anima di questa trasmissione. A me non resta altro che salutarvi, ringraziarvi tutti quanti voi che ci avete seguito in questa settimana di ritiro del Napoli. L'appuntamento, come diceva Claudio Zelli, è per il 19 agosto alle ore 11 per la prima puntata della stagione 2017-18 del campionato italiano per quanto riguarda Amore Azzurro. Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. In collaborazione con calcionapoli1926.it. Amore Azzurro è stato offerto da www.ulifereporter.it. Complesso Mirabilia 2 Village, mirabilia.com. Concessionaria Peugeot, Mida Cars. Poldo, Takeaway Pub. Abbigliamento uomo-donna, Slax. Laboratorio Creativo, Quarto Napoli. Carpe Diem Metro Pizza. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Pizzeria Porzio. Arredamenti in Prota.